Ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, è iniziata la stagione della Juventus, ci sono già i giocatori alla Continassa, hanno firmato autografi, fatto foto con i ragazzi, tra l'altro visto che ci sono sia Lello che Maschera ha fatto anche un bel video con Vlahovic, sono contento per lui, mi fa veramente molto molto piacere, però lasciando da parte un po' quelle che sono un po' le cose nostre personali, cerchiamo di parlare della stagione della Juventus, perché abbiamo visto Bremer, abbiamo visto Pinsoglio, abbiamo visto Perin, abbiamo visto Vlahovic, abbiamo visto Iling Junior, abbiamo visto Fagioli, abbiamo visto Pogba, iniziano a formarsi alcuni gruppettini, la Juventus per forza di cose inizierà a lavorare al meglio in questi giorni, però voglio un attimo discutere ancora della questione di Pogba, perché altre informazioni sono venute fuori, ovviamente non si fa in tempo a pubblicare un video che questo invecchia immediatamente. Tanto Pogba è rientrato a Torino questa mattina, è andato via nel primo pomeriggio di venerdì, quindi si è fatto venerdì pomeriggio sera, mezza giornata di venerdì, mezza giornata di lunedì, sabato e domenica, quindi 3 giorni in totale con il viaggio. Poi non so se oggi pomeriggio lavorerà, immagino di no, perché comunque sarà stato un viaggio abbastanza impegnativo, abbastanza lungo, quindi secondo me oggi avrà una giornata intera di riposo, poi vediamo invece come si evolve questa situazione. Comunque tra i 3 e i 3 giorni e mezzo di riposo per Pogba. Come dicevo nel video di oggi, non è tanto il fatto che lui nel weekend se ne vada dove gli pare, perché nel weekend può andarsene dove gli pare, semplicemente avrei aspettato a fare un viaggio di questo tipo rispetto a quando aveva iniziato appunto a lavorare in maniera preventiva per arrivare pronto a questa giornata in cui inizia ufficialmente la stagione 2023-2024 per la Juventus, senza dover fare 4 giorni e mezzo di allenamento per poi spezzare altri 3 giorni per poi ricominciare a lavorare, anche perché la stagione è finita ormai da un mese, ha avuto un mese a disposizione per andare liberamente dove voleva in qualsiasi momento, invece in questo istante qua probabilmente era anche un po' più logico cercare di calmare le acque invece che scatenare un vero e proprio putiferio mediatico, perché poi come vi dicevo ieri sera Pogba ha pubblicato le foto su Instagram un'ora dopo rispetto a quando hanno iniziato a circolare i video che lo ritraevano appunto in giro per Arabia Saudita, TikTok vari con comunicazioni, con interviste per quanto riguarda il campionato saudita, oppure terapie di un certo tipo magari proibite in Italia. Quindi sono tutte cose che insomma Pogba poteva evitare di fare in questo momento qua, a stagione iniziata per lui, perché aveva iniziato prima rispetto al gruppo, e ovviamente quando sei al centro di voci di mercato con il campionato dell'Arabia Saudita che continua a offrire soldi. L'altra cosa che è cambiata rispetto a questa mattina è che, vi dicevo, se Pogba deciderà poi di andare a giocare in Arabia Saudita, magari la Juventus farà un tentativo per Milinkovic-Savic, che secondo me diventa coerente dato che il giocatore è in scadenza e la Lazio a zero non vorrebbe perderlo, vorrebbe monetizzare. Ed eccoci qua. Perché? Perché anche Milinkovic-Savic è direzione Arabia Saudita. Ora, faccio un passo indietro, non sono affari miei, perché non è un giocatore della Juventus, è un giocatore della Lazio. Mi sembra comunque abbastanza strano, per quella che è la mia concezione di calcio, che un giocatore comunque non ancora vecchissimo, perché è un 95, farà 29 anni l'anno prossimo, un giocatore che sta andando all'interno del suo miglior momento di carriera, possa accettare l'offerta da un campionato di quel tipo, dove comunque i calciatori ci vanno bene o male al termine della carriera per un motivo, i soldi. A Savic dovrebbe essere corrisposto uno stipendio tra i 20 e i 25 milioni di euro, alla Lazio 42 milioni di euro per un giocatore che, ripeto, è in scadenza di contratto. Questo cambia un po' le carte in tavola, non per la Juve, anche se per la Juve indubbiamente, perché poteva essere un nome in caso di partenza di Pogba, ma soprattutto per quello che è la concezione di calcio, perché un conto è se questi vanno a prendere i giocatori svincolati, i giocatori a fine carriera, ok. Quando iniziano a pagare dei cartellini, e mi facevate notare che comunque non era stato, anzi c'erano già stati in precedenza giocatori come Brozovic a cui era stato pagato il cartellino, però giocatori che hanno ancora una buona parte di carriera davanti, giocatori che potrebbero essere ceduti all'interno di campionati maggiori, giocatori che potrebbero andare a giocare in altre squadre, diventa tosta, perché la Lazio sicuramente non è soddisfatta di più di cedere a 42 milioni di euro un giocatore che fra 6 mesi poteva andare via gratis. Quindi la Lazio fa una festa stasera, l'hanno tenuto per 8 anni e poi hanno super massimizzato l'investimento
a 6 mesi, a un anno dalla scadenza del contratto, e a 6 mesi dalla firma gratuita con qualsiasi squadra. Faranno una festa, assolutamente. Però per quella che è lo stato di forma del calcio in Italia, in Europa, nel mondo, siccome questo è un gran campanello d'allarme, perché capisco che mi arrivi la Premier League con 80 milioni, una squadra che mi arriva in Champions a prendermi Tonali dal Milan. Però se iniziano anche dall'Arabia Saudita a prendermi Milinkovic-Savic a 40 milioni in scadenza, secondo me è un bel campanello d'allarme e dobbiamo rimanere un attimo concentrati. Quindi si chiude una telenovela, sapete i discorsi Rovella, Pellegrini, soldi per Savic, Pogba, Seix, si chiude una telenovela. Savic lascia l'Italia, lascia la Lazio, non arriva la Juve, va a giocare in Arabia, vedremo poi il futuro, se le strade, perché ve lo dico già adesso, 10 luglio, ore 15:32, il nome di Milinkovic-Savic non finirà di essere accostato alla Juventus, anzi aumenterà, a maggior ragione, perché? Perché gioca in un campionato di un certo tipo e magari tra un anno e mezzo, 6 mesi, 2 anni, quando il giocatore avrà fatto e avrà raccolto soldini per qualche stagione lì, il nome tornerà fuori in chiave Juve. Ve lo dico già adesso, ricordatevi queste parole, perché sicuramente andrà così, che non significa che verrà la Juve, ma che verrà riaccostato alla Juve. 101% per quanto mi riguarda. Però questo inverte veramente una tendenza. Inverte veramente una tendenza, perché la Serie A sta diventando veramente territorio di conquista. E se sono stato il primo a dirvi trovo logico che Tonali possa lasciare il Milan per andare in Premier League, ecco, trovo meno logico invece che Milinkovic-Savic possa lasciare la Serie A, la Lazio, la Champions, o comunque una squadra che poteva essere interessata a lui in Serie A o fuori dalla Serie A, comunque campionati importanti in Europa, per andare, dopo aver fatto 8 anni, mi pare, alla Lazio, mai giocato in una big, pochissime presenze in Champions League, a giocare già in quel campionato lì, che sicuramente lo riempie di soldi, però non è il momento giusto. Vi dicevo, Allegri, se accetta quei soldi lì, anzi, strano che non li accetti, però Allegri ha fatto una carriera diversa da quella di Savic. Dicevo anche stamattina Pogba, che comunque ha fatto una carriera diversa da quella di Savic. Non immagino Pogba che me li va a accettare oggi, magari più là, ma oggi come Pogba ha la volontà di dimostrare. Questo mi lascia veramente perplesso, ma devo essere bravo io a fare un esercizio di autoconvincimento che i soldi comprano tutto, e comprano anche forse quelle ambizioni che pensavo potessero avere determinati giocatori importanti, importantissimi, di primo livello per la Serie A. Però questa è la mia considerazione personale, passo oltre. Dicevo, si sono evolute un po' le cose, perché a quanto pare Pogba era davvero andato esclusivamente per motivi religiosi, non per motivi legati a una trattativa. Però quello che sembra in questo momento è che la Juventus non fosse stata informata di questa escursione o comunque gitarella di Pogba, non solo alla Mecca, non solo in Arabia Saudita, ma pure all'interno dei centri di allenamento di queste squadre che vanno a comporre il campionato dell'Arabia Saudita. E se mi immagino la Juve che si ritrova bombardata di foto di Pogba che era andato lì per motivi religiosi, per pregare, che per buon senso poteva evitare, in questo momento poteva anticipare. Quello è un discorso a parte, che a me dà fastidio, ma è un discorso a parte. Ma se la Juventus si ritrova pure Pogba, che era lì per un motivo, a fare altre cose che vanno a incastrarsi con delle trattative di mercato, magari che la Juventus non era neppure stata informata, ecco, sediamoci sulla riva del fiume, aspettiamo, perché oggi 10 luglio è il nuovo giorno, nuovo inizio della Juve 2023-2024 e dell'operato di Giuntoli. Quindi, due cose, due notizie o comunque due reazioni, due trigger della nuova stagione sportiva della Juventus e della nuova era Giuntoli, perché ora vediamo cosa succederà da questo fronte, se la Juventus ha dato fastidio, se ci saranno delle conseguenze, se la Juventus prenderà dei provvedimenti nei confronti di Pogba, se non era stata informata, vedremo la mano di Giuntoli nel gestire questa cosa qui, e sono curioso di vedere come andrà a finire, perché ripeto, una questione di buon senso è una parte. Però qui invece si tratta di una cosa grave se la Juventus non era stata informata. E ripeto, lo dico con quella maglia lì, che è la maglia di Pogba, che l'anno scorso me la sono comprata, la prima maglia che compro l'anno scorso è quella che ho di Pogba. Sono curioso di vedere Giuntoli come la gestirà. Ma in seconda battuta, Allegri che in data, non mi ricordo quando, ma subito dopo Udinese-Juventus dice, e ve lo avevo detto anche nel video di ieri, non sarò alla Continassa il 10 di luglio. Arriverò nei giorni successivi, dall'11 o il 12 in poi, perché in quei giorni i giocatori fanno dei test atletici e non c'è bisogno della mia presenza, e negli anni precedenti Allegri non era praticamente mai arrivato il primo giorno di ritiro proprio per questa ragione,
Oggi invece Allegri è alla Continassa. Oggi Allegri si è presentato insieme ai calciatori e non era atteso. Era atteso da domani in poi, al termine dei test fisici e atletici dei calciatori. Quindi anche questa, nel suo piccolo, che secondo me è una cosa grandissima, è una novità, perché Allegri aveva sempre avuto un sacco di libertà, di carta bianca da questo punto di vista. Quest'anno, con un nuovo direttore sportivo che ha parlato di lavorare di più e meglio degli altri per tornare a vincere, ecco che Allegri per la prima volta si presenta prima. Ripeto, se ne è parlato poco, secondo me è una notizia importante, importantissima, proprio perché sono convinto, poi magari è una convinzione finta la mia, che derivi da un ragionamento, un confronto avuto proprio con lo stesso Giuntoli, e ora mi siedo e aspetto sulla riva del fiume di capire che cosa succederà per Pogba, perché è inutile girarci intorno, il patatrac mediatico c'è stato, Paul ha provato a metterci una pezza con quelle immagini in diretta dalla Mecca, però diciamo così, non hanno convinto tutti, anzi ha praticamente spaccato a metà l'opinione pubblica relativa al popolo bianconero.